Antonio delle donne, devi sapere una cosa. Tutti gli anni io cambio squadra, perché non mi va di riproporre le stesse cose negli stessi posti, magari, eccetera. Io con voi sto tranquillo. Ma io imparerò anche a fa. Lo sai perché sto tranquillo? Perché voi fate uno spettacolo stasera qua, domani sera lo rifate, non è lo stesso spettacolo, è un altro. E dopodomani ne fate un altro e non è lo stesso dei due giorni prima, è un altro ancora. Perché siete pazzi, artisti, e siete pazzi, bravo. Io vi prometto che imparerò a fare i rumori. No, questo, no, altri. Buonanotte. No. Beh sì, in effetti è vero, no? Allora, lui, questa persona che è alla mia sinistra, che no, vabbè, io sto peggio. E di prima il nome, perché beh, se dici albanese, dici questo, lui è albanese, no, pensano. Lui è Benny Albanese, che è un compositore, arrangiatore, c'ha uno studio mega galattico a Pomezia, che è la BM Studio Recording. È lui che ci manda in radio su streaming a livello mondiale, su Radio Non Stop, tutti i mercoledì e i giovedì. È lui che ha fatto la diretta radio da Tortoreto, sempre a livello mondiale, ci hanno visto 450.000 persone, sono numeri allucinanti proprio. E lui, come Antonio, come Cevares, come fa parte della famiglia nostra, questa è la nostra famiglia. E la cosa bella è che siamo tutti persone per bene, però siamo tutti dei professionisti, e quando c'è da lavorare seriamente lo sappiamo fare, perché a Tortoreto l'abbiamo dimostrato ampiamente che gestire 700 persone come abbiamo fatto noi è stato veramente un'impresa. E Benny, anche se è stato un giorno solo, però si è fatto sentire, devo dire che si è fatto sentire. E lui è anche il promotore di un festival importante, che l'Italia nel mondo festival, praticamente attraverso il suo festival, che poi è in collaborazione con noi di Fuoriclasse e col campus di Marco e di Alessio, e attraverso questo festival lui ha uno studio anche a Manhattan che si chiama BM Studio Recording, anche questo, e porta i migliori cantanti, quelli che si distinguono all'interno di questo festival, li porta a New York per fare una mini tournée per gli italiani che si trovano nel posto lì in America. Quindi per tutti coloro che arrivano a meta è un bel premio. E tra le altre cose, nel momento in cui c'è stata la premiazione a Tortoreto Lido, lui in prima persona ha regalato già il viaggio a New York per fare questa tournée ad uno dei ragazzi che appunto faceva parte del concorso nostro, ed è stato un premio apprezzatissimo, devo dire. E questo lo può fare solo Benny Albanese, non lo può fare nessun altro, perché come fa lui non lo fa nessuno, questo va sicuro. Non so i viaggi quelli farlocchi, questo è un viaggio vero, è una tournée vera, ed è tutto trasparente e limpido. Il giorno 1 comincia il giorno 1 della nona edizione di questo festival. Si svolgerà tutto all'interno della BM Studio Recording, che è una cosa mega galattica. C'è uno studio grande come questo, cioè solo la parte dove si fa il palco, dove c'è la televisione, è grande così, pensate un po'. Il giorno 8 si replica, ogni domenica, fino a che poi ci sarà la scrematura e ci saranno questi ragazzi, che non si sa il numero esatto, ma sono quelli che meritano, andranno a fare questa mini tournée di 3 o 4 tappe, ora non lo so esattamente quante sono, a New York, e faranno una bellissima esperienza. Tutto questo grazie a Benny Albanese. Non dimentichiamo però che il 13 di gennaio ci sarà una cosa importante qui al Billions. Il 13 di gennaio ci sarà, come so, tardi, vabbè, dai. Ormai sono partito. Non so perché ogni volta che io mi incontro con te al Billions, se non sono le 3 non usciamo. Lo so, pure l'altra volta c'erano 67 ragazzi che sono i vedi in botto erano.
e invece il 13 di gennaio si terrà qui al Minions la finale del Roma Festival Live, che è il concorso che gestisce Marco Pedrozzi insieme ad Alessio, naturalmente il Campus Arte e Talenti, che ha scelto 36 ragazzi che si sono messi in evidenza a Tortoreto Lido. Questi 36 ragazzi si incontreranno qui, si sfideranno a colpo di nota musicale e vedremo il 13 gennaio chi sarà il vincitore di questo bel premio che sta diventando il concorso della capitale. Io ho finito. Marco, voglio aggiungere qualcosa? Alessio, a te sì, sei il padrone di casa stasera. Mi ero dimenticato io di ringraziare una persona, spero ci sia ancora, Teresa Forlizzi, che per me è veramente una... Lei e tutta la famiglia sono qualcosa di eccezionale. Auguro la buonanotte a tutti, spero che questa sera vi abbia lasciato un buon ricordo e quantomeno abbiate capito un po' di più, perché non conosce mio padre, che splendida persona era. Buonanotte a tutti. Consulted by Hilary.